Rettore, oggi l'inaugurazione di questa nuova sede della Segreteria degli Studenti dell'Università di Teramo, servizi in tutto questo spazio, quindi non verranno più mandati gli studenti da una parte all'altra dello stabile, e garantire prima di tutto i diritti allo studio è quello che preme di più. Certo, anzi io direi non verranno più mandati dal campus alla città. L'ADSU ha accettato, e li ringrazio per questo, di trasferire i propri uffici qui nel campus, e qui nel front desk che troviamo alle mie spalle ci saranno tutti gli uffici con cui uno studente, per immatricolarsi o per rinnovare l'iscrizione, dovrà entrare in contatto. Vogliamo simbolicamente offrire la nuova segreteria per rafforzare il diritto allo studio che intendiamo sostenere. Per questo abbiamo rivoluzionato le fasce di reddito. Gli studenti appartenenti a fasce economiche svantaggiate non pagheranno un solo euro di tasse, e anzi, con la reinternalizzazione dei servizi prima affidati a società esterne, potenzieremo anche quest'anno le borse lavoro, raddoppiandole per chi intende impegnarsi in un semestre di studio all'estero. Questo significa, secondo noi, rendere effettivo il diritto allo studio, premiare i meritevoli indipendentemente dalle condizioni economiche, consentire a tutti di avere una preparazione completa anche di un semestre in un'università straniera. Ad un giorno dall'apertura delle immatricolazioni già si registra una posizione di maggioranza, a questo punto, di studenti da fuori regione. Sì, mi fa piacere dire che alla fine della giornata del 1 agosto abbiamo avuto già 15 immatricolazioni, di cui 6 provenienti dall'Emilia-Romagna, 4 dal Lazio, 1 dalla Sardegna e solo 4 dall'Abruzzo. Non credo che si possano estrapolare questi dati per avere poi una ripartizione finale di provenienza, però ci fa molto piacere aver avuto questo afflusso da fuori regione e creare un ambiente più allargato, direi.